Salve ragazzi, cari amici del web, benvenuti in questa nuova puntata di Te la do io l'Indonesia. Il titolo di questo clip potrebbe essere Pontianak di notte, una città del Borneo molto semplice, molto terra a terra, è veramente incredibile come condizioni e tutto il resto. Parliamo anche delle condizioni igieniche, vi faccio un po' vedere, la città è gremita di notte, questi sono... è solamente l'area parcheggio, guardate, c'è tantissima gente in giro, molto trafficata, e il centro della città è molto particolare perché ha la fognatura a cielo aperto. Guarda, questi qui sono, qui sotto c'è la fognatura, qui in qualche modo l'hanno tappata e scorre la fognatura sotto delle assi. Qui abbiamo, non so adesso la poca luce, non so quanto vi farà vedere, però si intravede che ci sono queste, vi è questa copertura con degli spazi di circa 3 cm e sotto vi è la fognatura, viene su un olezzo mica da scherzo. Guardate qua, la città è gremita, qui posteggiano a fianco dove lasciano le motociclette, i motorini e compagnia bella, abbiamo l'area food. Ecco, guardate, di giorno sì, c'è qualche moto posteggiata, ma non è così. Ecco, come state vedendo, camminiamo, siamo esattamente sulla fognatura, bisogna stare attenti perché qui no, ma in alcune zone è scoperta. E l'odore è veramente incredibile. E qua è un po' dove mangia la gente di sera, proprio esattamente sugli scarichi fognari. La città viene su un odore che non vi dico. Questo è un po'... vediamo la gente, qua è un posto dove ci sono dei succhi e... Dalla parte da dove ci sono arrivato c'era proprio un'area food incredibile, ma tutta la città è così, un'area food. Praticamente per guadagnare spazio hanno costruito queste, hanno messo, ecco qui è di legno addirittura, questo qua è di legno, e hanno costruito queste coperture in modo da far sì che la gente non cadesse giù nella fognatura. E a tal proposito mi viene in mente una scena di un film, che è uno dei film più belli italiani che abbiamo, un film di Pasolini, Decameron. Non so se vi ricordate la scena in cui Andreuccio cade nella merda. Ecco, questo, se non conoscete questo film, vi siete persi tantissimo, andatevelo a vedere così avrete piacere a seguire i miei graditissimi consigli, perché è veramente un film molto bello. E qui in effetti mi riporta alla mente il Decameron di Pasolini, un film molto bello, molto, molto istruttivo, educativo, e sembra una fiaba, ma in realtà è ricco di significati, perché questo è un po' il significato, il senso della novella all'italiana. La novella è quel racconto un po' come i miei clip, che ti lasciano un qualche cosa, non sono dei racconti puramente così affini a se stessa. Ecco, io vado avanti, qui giro qua e siamo arrivati qui, altro, qui abbiamo la frutta, sempre tutto sulle fognature, abbiamo l'area frutta, vabbè, frutta. Io leggevo anche sulle guide di stare attenti a non mangiare la frutta se non è cotta, se no vi prendete qualche cosa, cioè stati, io non presto particolare attenzione perché ho vissuto in Russia e anche in posti della, adesso la Russia dal punto di vista igienico, e a parte le città,
E me, ecco, guarda, questi mangiano proprio sulla fognatura. Sono... Perché io veramente non riesco neanche a star vicino perché l'odore è veramente fortissimo. Ecco, come vi stavo dicendo, la Russia dal punto di vista igienico, se andate nei centri abitati con meno di 20.000 abitanti, anche meno di 30, è messo non peggio di Pontianak, è messo peggio della giungla del Borneo, perché la foresta russa, le popolazioni delle foreste russe in mezzo ai boschi, dobbiamo tenere presente, sono molto meno fitte, sono popolazioni molto rade di qua, e al contrario dell'immaginario collettivo, perché si vedono gente bionda con la pelle chiara, sono molto messi peggio degli aborigeni del Borneo, proprio parlo anche di quelli della giungla, non della città. E quando stavo a Rostov, ricordo una, parlo più di 20 anni fa, mi avevano invitato a mangiare gli shashlik, e anche in Russia c'è la tradizione di tenere le fogne a cielo aperto, soprattutto le zone delle isbe dove hanno la dacia. Le isbe sono tutte costruite, è un reticolo di case, e attorno hanno un quadrato fognario, tutte a cielo aperto, non... Esattamente come qua, non è che c'è, che ci sia qualche cosa che separi il condotto fognario che sia incanalato, è tutto a cielo aperto. Adesso devo stare attento che non mi tirino sotto. Andiamo avanti, ma c'è veramente tantissima gente. Ecco, qua siamo giunti in un posto super centrale. E anche qui che mangiano, bevono sulla fognatura, mi avevano invitato anche a me a mangiare qua in questo posto. E ecco, se volete provare qualche cosa di veramente autentico, venite qui e ce n'è un po' per tutti. Allora, quello che vi volevo dire, torniamo alla Russia, mi avevano invitato a Rostov a mangiare alla dacia, hanno fatto gli shashlik e vedevo... Io a quel tempo lì non parlavo neanche il russo, ero una specie di turista alla fin fine, anche se abitavo là. E vedevo che di tanto in tanto prendevano con una tazza l'acqua dal condotto fognario e la buttavano su shashlik, se no la carbonella li brucia. E ero rimasto scioccato io a vedere queste cose. Dopo ne ho viste talmente tante girando, che oramai non sono più scioccato più di niente. E ecco, tengo l'inquadratura qui sulla gente che passa, così non disturbiamo chi mangia. E veramente, poi vabbè, a Rostov ho visto anche, mangiavano i cani a quel tempo, non c'era la carne. Una volta vado al mercato della carne, avevo comprato qualcosa, poi io non riesco a buttare la carta per terra, devo andare a buttare. Ho visto dei cassonetti, vado a buttare la carta nei cassonetti, c'erano le pelle dei cani scuoiati, cioè, ma pieni, ammontonate, ma pieno di pelle di cani lì al mercato della carne, per cui un po' dopo io praticamente ho l'immunità, io non è che mi prendo qualche precauzione o qualche cosa, però vi dico subito che le condizioni igieniche, se venite dal Borneo, non aspettatevele belle rose fiori. Se siete di quelli con la puzza sotto il naso, qui veramente la puzza è bella potente. Ecco, questo un po' è una città. Per il resto è una città folcloristica, merita di essere visitata. Questi qui sono tutti giovani, qui come tutti i paesi molto poveri fanno i figli come a fare i gatti, come i gatti, fanno le cucciolate, per cui presumo che l'indice di natalità per famiglia sarà di 5 figli o qualche cosa del genere, perché c'è una sproporzione tra giovani, mentre in Italia
Abbiamo un indice di natalità meno un giovane e mezzo, diciamo, per famiglia, meno di due giovani. Qui sicuramente siamo più del doppio. L'Italia è un paese di vecchi, questo è un paese di giovani, per cui c'è tantissima allegria. Poi simpaticissimo, oggi di giorno mi salutavano, quando ti vedono in giro ti fanno sempre dei saluti, così. Sono gente simpatica, posto interessante. Ecco, qui, qua siamo in centro, qui è la zona degli, qui è un ristorante, hotel, è la zona degli hotel. Io sono nell'hotel proprio in questo momento alle mie spalle, soggiorno là. E niente, allora se volete provare un po' si dove mangiare di quelli autentici qui nel Borneo, venite qua, i posti di strada, chiaramente non occorre avere la puzza sotto il naso, c'è un po' di tutto. Siamo esattamente sull'equatore e a questo punto io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ecco, mi raccomando, continuate a seguire i miei videoclip e ve la do io l'Indonesia. Ciao a tutti.